appena dichiariamo un grande applauso per il vittorioso Francesco Pennelli. Posso assicurarvi proprio che sulla testa della... Comincia lo spettacolo! Tommy! Seguito a pochi metri da Giacomo Bullin.
poi Stefano Piras, Filippo Cazzaniglia, poi ancora Massimo Bagna di On, poi ancora il passaggio di Lorenzo Parmaro, di Cristian Tomazzoli e tutti gli altri in lunghissima fila indiana, praticamente l'unico caso, l'unico buco c'è tra le prime tre posizioni e il resto della truppa, poi per il resto è tutta una lunga, lunghissima fila indiana. Bello, 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 sono scattati esattamente come ci aspettavamo. Dopo che Francesco Bettinelli faceva paura davanti per quella che era la sua agilità soprattutto, e saltava come una cavalletta su ogni ostacolo artificiale. In discesa ha regalato spettacolo. Qua il tipo continua, ma direi che è arrivato già il momento di passare la linea al zona del traguardo, dove credo che la nostra signora Flavia sia prontissima per ricordarci la classifica generale di Italia Bike Cup. È così? Ah, guarda, io sono qui per contelluderti, caro Moreno. Sono qui per contelluderti. Sei un amore, guarda, sei un amore. Del primo anno, dove in testa dopo la gara di Attica finale con 800 punti c'è Francesco Bettinelli, no, no. Quindi due volte 100 punti per lui, 40 punti Tommaso Cingolani, due volte la terza posizione, 500 punti per Riccardo Cozzoli, 110 punti Mazzari, dritta, bravo Mazzari. Conclude la top 5 con i suoi 90 punti. Ale Matteo, ale, ale! Via, via, via Matteo, via! E quindi ad insidiare la leadership di Bettinelli, sicuramente Fasoli e Pinna, Piras, Pugliese, riuscirebbero ad apprendere la leadership di Bettinelli, però gli altri atleti sicuramente per Maria Vinzia ad indossare, a mettere Ale, Simo! Ale, via, via, via! State forza Simo! Passiata da ciò che faceva vedere. Oi, amore! Thank you.
Thank you.
che non sono più 9 secondi di vantaggio, sono decisamente 15 secondi di vantaggio sul più vediamo il peggiore sulla signorina Stefano Pirans, e ancora 15 secondi di ritardo. Quindi possiamo mettere la parola definitiva sul filo che sarà a 3. Rimettato in meritato superare i 30 secondi. Mattia Cavalletti. Poi c'è tanto vuoto, i sacchi si stanno via via rompiando. I sacchi che crescono qua, che ci possa dare a questo spettacolo. Francesco Bettinelli, posso assicurarvi proprio che sulla testa della